In nome del Dio clemente e misericordioso. Oggi riprenderemo il nostro discorso su Ramadan e il nostro sermone oggi con il titolo Ramadan è il mese della salvezza dal fuoco. Ma prima di tutto, lode ad Allah, il Signore dei mondi, che disse nel Sacro Corano: O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto. È testimonio che non c'è Dio che Allah, è testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, che disse in un hadith sharif, uno dei suoi detti, che ha digiunato il mese di Ramadan per fede sincera, cioè convinzione, e sperando in una ricompensa di Allah, allora tutti i suoi peccati passati saranno perdonati. Pace e benedizione di Allah sul nostro profeta, sulla sua famiglia e sui suoi compagni che lo seguirono con carità fino al giorno del giudizio universale. Seguitando in merito, il mese di Ramadan è privilegiato da Allah l'Altissimo con donazioni e benefici che non esistono in altri mesi. Nel Ramadan Allah l'Altissimo fece scendere i sacri libri, di questo disse Allah l'Altissimo: È nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione. Inoltre disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, Abramo, cioè il profeta Ibrahim, ricevette la sacra scrittura, cioè i foli, nella prima notte di Ramadan. Mentre la Bibbia fu rivelata il sesto giorno di Ramadan e il Vangelo fu rivelato nella notte tredicesima di Ramadan. E lo Zabur, cioè il libro che è stato sceso o fu sceso su Davide, fu rivelato nella notte 18 di Ramadan, e il Corano fu rivelato la notte dei 24 di Ramadan. Questo è il mese delle invocazioni, che sono migliori atti di culto che fanno avvicinare l'uomo a Dio. Il contemplatore del Corano trova che il versetto che menziona l'invocazione viene nel mezzo dei versetti che trattano il digiuno. Quando i miei servi ti chiedono di me, ebbene, lo sono vicino. Rispondo l'appello di chi mi chiama quando mi invoca. Procurino quindi di rispondere al mio richiamo e credano in me, sì che possano essere ben guidati. Questo indica che le invocazioni del digiunatore non si rigettano, e di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, le invocazioni del digiunatore non si rigettano. Abu Huraira raccontò che il messaggero di Allah disse: Ci sono tre le cui suppliche non sono rigettate, il digiuno quando rompe il digiuno, il leader giusto e la supplica della persona oppressa. Allah lo solleva sopra i cieli e apre le porte del paradiso ad esso. E il Signore dice: Per mia forza ti aiuterò sicuramente, anche se dovrebbe essere dopo un periodo. Ramadan è il mese della salvezza dall'inferno, cioè dal fuoco, e questa è una delle qualità concesse da Allah a questo benedetto mese. Di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando viene la prima notte di Ramadan, i Satana e i birbanti dispettosi sono incatenati e le porte del fuoco sono chiuse, nessuna delle sue porte viene aperta. Le porte del paradiso sono aperte e nessuna delle sue porte è chiusa. E un visitatore gridò: O ricercatore del bene, procedi, o ricercatore cercatore del male, fermati. E Allah accoglie persone che libera dal fuoco, e ciò accade ogni giorno. La salvezza dal fuoco significa che la persona che riceve questa grande donazione e virtù da Allah, l'Onnipotente, non entrerà mai nell'inferno. Il digiuno è una delle porte del benessere e protegge gli adoratori dall'inferno. Di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, il digiuno è uno scudo contro il fuoco, proprio come lo scudo di chiunque di voi contro il combattimento. Il profeta disse anche: non vi è un
servitore che digiuni un giorno solo sulla via di Allah, senza che per questo giorno di digiuno Allah non li tenga lontano il suo volto dal fuoco dell'inferno per 70 annate. Si narra che Muaz ibn Jabal, che Dio si compiace di lui, disse: accompagnavo una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, in un viaggio. Un giorno ero più vicino a lui e quando lo vidi da solo, gli chiesi: o messaggero di Allah, vorrei sapere quali sono le opere che mi fanno entrare nel paradiso e mi fanno allontanare dall'inferno. E lui, il profeta, rispose: mi hai fatto una grande domanda su un'opera difficile da compiere, ma diventa facile con l'aiuto di Allah. Non adora nessun altro Dio che Allah, l'unico. Fa la preghiera, paga l'elemosina legale, cioè la zakah, il digiuno di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa sacra di Allah, cioè la Kaaba, e poi mi disse: vuoi che ti guidi alle porte dei beni? Il digiuno è uno scudo, e l'elemosina elimina i peccati come l'acqua spegne il fuoco. Il digiuno è anche uno dei intercessori accettabili da Allah, glorificato sia Lui, nel giorno del giudizio finale. E di questo disse Allah: il digiuno e il Corano intercederanno in favore del servitore. Il giorno del giudizio finale, il digiuno dirà: oh mio Signore, gli ho impedito di nutrirsi e di soddisfare il suo desiderio. Prendimi dunque come intercessore in suo favore. Ed il Corano dirà: gli ho impedito di dormire la notte, prendimi dunque come intercessore in suo favore. Ed essi faranno da intercessori. Il digiuno è una delle ragioni del perdono dei peccati e conduce al paradiso. Allah promette ai devoti e digiunatori il perdono dei peccati e di concedergli una grande ricompensa. Allah disse: in verità i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, gli ali e gli ali, e berservanti e le berservanti, i timori, i timorati e le timorate, quelli che fanno l'elemosina e quelli che fanno l'elemosina, i digiunatori e le digiunatrici, i casti e le caste, quelli che spesso ricordano Allah e quelli che spesso ricordano Allah, sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, in un hadith sharifa, cioè uno dei suoi detti, disse: chi ha digiunato il mese di Ramadan per fede sincera, cioè convinzione, e sperando in una ricompensa di Allah, allora tutti i suoi peccati passati saranno perdonati. Il profeta disse in un hadith sharif anche, uno dei suoi detti: chi ha fatto la preghiera di notte, cioè Tarawih, durante il mese di Ramadan per fede sincera, cioè convinzione, e sperando in una ricompensa di Allah, allora tutti i suoi peccati passati saranno perdonati. C'è una sola notte di Ramadan, cioè Laylat al-Qadr, cioè la notte del destino, in cui chi fa la preghiera notturna, leggendo il Corano e invoca le suppliche, Allah li perdonerà i peccati. Di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: chi passa la notte di Laylat al-Qadr in veglia e preghiera con fede profonda in Allah, ferma convinzione della ricompensa, i suoi peccati precedentemente commessi li saranno perdonati. Il digiuno è una di quelle strade che conducono al paradiso, e di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: in paradiso ci sono stanze in il cui esterno può essere visto dall'interno e il cui interno può essere visto dall'esterno. Allah le ha preparate per coloro che nutrono i poveri, che sono gentili nel locuio, che digiunano regolarmente e che pregano di notte quando le persone dormono. Narrato da Abu Huraira, che Dio si compiace di lui, che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, chiese un giorno ai suoi compagni: chi di voi è in digiuno oggi? Abu Bakr rispose: io. Il profeta chiese:
Chi di voi ha visitato oggi un malato? Rispose Abu Bakr, io. Chiese il profeta, chi di voi ha partecipato ad un funerale? Abu Bakr rispose, io. Chiese il profeta, chi ha nutrito un bisognoso? Rispose Abu Bakr, io. Quindi il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, quando un uomo ha tutte queste qualità, entrerà nel paradiso. E quando Al-Bahli, che Dio si compiace di lui, venne dal profeta e gli chiese, ho inviato di Allah, ordinami un'opera di adorazione ed eccellenza, e gli rispose, cioè il profeta, pratica il digiuno, perché non c'è nulla di simile. Il digiuno è una devozione segreta tra l'adoratore e Allah. Nessuno può controllare il digiunatore perché questo ultimo potrebbe essere da solo e mangiare. Nessuno potrebbe vederlo che Allah, l'Altissimo, ma il digiunatore non lo farebbe perché si rende conto che Allah lo guarda e quindi non lo commette per timore di Allah e con la speranza di ottenere la ricompensa di Allah di cui ha fiducia. Disse Allah l'Altissimo, non vedi che Allah conosce quello che è nei cieli e sulla terra? Non c'è conciliabolo a tre in cui egli non sia il quarto, né a cinque in cui non sia il sesto, sia in più o in meno, egli è con loro ovunque si trovino. Poi nel giorno del giudizio finale li porrà di fronte a quello che avranno fatto. In verità Allah conosce ogni cosa. Il digiuno è uno dei culti che Allah l'Onnipotente ha onorato e lo ricompensa. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, Dio l'Onnipotente disse, ogni azione del figlio di Adamo gli appartiene, eccetto il digiuno che appartiene a me, ed io ne do ricompensa. Narrato da Abu Huraira anche che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, ogni azione del figlio di Adamo sarà moltiplicata per lui tra le 10 e le 700 volte per ogni merito. Allah ha detto, tranne il digiuno è per me e lo ricompenserò per questo. Perciò gli studiosi dicono, basta sentire le parole dell'Onnipotente quando dice il digiuno appartiene a me, per provare il privilegio del digiuno su tutti gli altri atti di culto. Si dice che la ragione di questa appartenenza è che il digiuno si considera come un atto di culto fatto esclusivamente per Allah l'Altissimo. Il digiuno è pura adorazione per Allah, nessuna ipocrisia. In esso si dice anche che il digiuno è il miglior atto di culto per Allah l'Altissimo. Una persona che sta digiunando osserva sempre il suo Signore Onnipotente, desidera approfittare di questo benedetto mese, offrendosi alle benedizioni di Allah in questo mese e sperando che sia salvato dall'inferno. Dico questo e chiedo il perdono ad Allah per me e per voi. Ritorniamo al nostro discorso. Lode ad Allah, Signore dei mondi, pace e benedizione sul suo ultimo messaggero e profeta, il nostro maestro Muhammad, pace e benedizione di Allah, su di lui, sulla sua famiglia e su tutti i suoi compagni. Fratelli nell'Islam, il digiuno che è un motivo per sbarazzarsi del fuoco è il digiuno che impedisce la persona di ogni cattivo comportamento, un comportamento che lo aiuta a raggiungere la pietà. Il fine è il frutto del digiuno. Il digiunatore non mangia un cibo proibito, non parla male dell'onore altrui, non dice qualcosa alle spalle degli altri, non diffonde le calunnie tra la gente, non testimonia la menzogna e dice solo quello che piace a Dio, l'Onnipotente, e respinge il male con ciò che è migliore, seguendo la moralità dei digiunatori. Disse Allah l'Altissimo, quando sentono discorsi vani, se ne allontanano. E disse anche, respingi il male con ciò che è migliore.
Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: il digiuno è un'armatura, e quando sia giorno di digiuno per uno di voi, non nutra propositi osceni né vociferi, e se dica: soggiunando qualcuno lo ingiuria o lo combatte. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse anche: il digiuno non è un solo astenenza dal cibo, dal bere, ma anche astenenza dal dire delle vane parole e dai rapporti sessuali. Tra le ragioni che potrebbero salvare il musulmano dal fuoco, cioè il fuoco infernale, è la difesa dell'onore del compagno assente. Di questo dice il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: chi difende l'onore del suo compagno assente, Dio si impegnerà a salvarlo dal fuoco infernale. Il vero digiunatore che si avvantaggia della ricompensa del digiuno è quello che riflette l'effetto del digiuno nel suo comportamento e trattamento con la gente, poiché il digiuno dà alle persone la forza per controllare se stessi, fino a raggiungere ciò che è buono e felice in questo mondo e nell'aldilà. In verità, l'anima è propensa al male, a meno che Allah, per la misericordia, non lo preservi dal peccato. Una volta scatenata l'anima, guai all'uomo: se ne prende possesso e la controlla, sarà in grado di guidarla al più alto rango e di raggiungere il massimo che aspira. Questo si realizza solamente per coloro che hanno digiunato un vero digiuno, percependo la grandezza del loro Signore, e hanno fatto digiunare anche il loro stomaco, i loro membri sessuali, la loro lingua e tutti i membri del corpo da tutto ciò che Allah l'Onnipotente ha proibito. Il vero digiunatore è quello che perfeziona le sue opere per amore di Allah e tien conto dell'accettazione delle sue opere da Allah. Questo è il caso di Khalil ar-Rahman, o l'amico di Allah, il nostro maestro Abramo, pace e benedizione di Allah su di lui, che chiese al suo Signore l'Onnipotente di accettare la sua opera, cioè la ricostruzione della casa sacra Kaaba. Di questo disse Allah l'Altissimo, glorificato sia Lui: e quando Abramo e Ismailo posero le fondamenta della casa, dissero: o Signor nostro, accettala da noi, tu sei colui che tutto ascolta e conosce. Il nostro maestro Ali, che Allah si compiaccia di lui, disse: dovrete tenersi conto dell'accettazione delle vostre opere più che di eseguirle. Non avete mai sentito le parole di Allah l'Onnipotente quando dice: Allah accetta solo da parte di coloro che lo temono? Dio, vi invochiamo per farci essere tra quelli timorati e tra quelli che saranno salvati dal fuoco. Grazie dell'ascolto e a presto.